ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario video delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo la puntata settimanale di oggi con una riflessione su Mercoledì delle Ceneri, che la prossima settimana ci introdurrà al tempo di Quaresima, e sul Carnevale, che soprattutto i più piccoli stanno festeggiando in questi giorni. Ci si potrebbe chiedere se il cristianesimo può avere a che fare con il Carnevale o sono due cose completamente opposte. Alcuni pensano che il Carnevale è un tempo di allegria, di festa, di chiasso, prima di immergersi in questo tempo cupo, pesante, triste della Quaresima. In realtà le cose non stanno proprio così. Infatti il Carnevale non ha sicuramente origini cristiane, ma ha origini pagane. Queste maschere erano maschere di demoni che dovevano mettere in fuga l'inverno. Il cristianesimo però ha preso tutto questo mondo e gli ha dato un nuovo senso. Quelle maschere di demoni sono diventate un'allegra mascherata. Una volta che Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto tutto ciò che distrugge l'uomo, diventano tutte favole. Allora c'è una bella autoironia sotto tutto questo mondo. Tutto questo uno potrebbe dire, ma che ha a che fare col cristianesimo? Beh, l'allegria è qualcosa di cristiano. Il cristianesimo porta allegria. E anche il tempo della Quaresima non è un tempo per rimanere nella tristezza. Noi infatti andiamo verso l'allegria pasquale. Partiamo dalle ceneri, da questo segno di penitenza, per andare verso la pienezza della vita nella Pasqua. Parliamo ora della vita pastorale nelle nostre diocesi e diamo subito l'annuncio della ricostituzione dei consigli presbiterali e dei collegi dei consultori di Tivoli e di Palestrina. Il Vescovo Mauro, in data 8 febbraio, ha nominato e confermato i membri fino al 26 maggio 2024. Tutti i nomi sono consultabili sul sito www.diocesitivoliepalestrina.it. Venerdì scorso, 17 febbraio, una nuova e importante occasione di conoscenza e approfondimento dei documenti del Concilio Vaticano II si è tenuta a San Vittorino. Il professore Vittorio Sozzi, già impegnato in diversi incarichi presso la CEI, ha guidato l'incontro sul decreto conciliare sull'apostolato dei laici Apostolica Mactuositatem. Perché i laici stanno nella Chiesa e hanno un ruolo nella Chiesa? Perché i laici hanno un ruolo di testimonianza fondamentale nel mondo, di annuncio del Vangelo nel mondo, a nome della Chiesa? Perché sono dei battezzati. E l'Apostolica Mactuositatem è chiaro. Ma per esprimere questo ritornano questi termini: zelo, apostolato, testimonianza, fermento. Perché ve li ricordo? Perché dietro c'è l'idea di persone che in nome del Vangelo e per l'annuncio del Vangelo danno la vita, che non vuol dire rinunciare a quello che sono, quindi alla loro professione, alla loro attività, alla loro famiglia, alle loro scelte personali. Non vuol dire rinunciare a questo, ma vuol dire vivere tutto questo per amore del Signore, per l'annuncio del Vangelo. E il Concilio riconosce che di questa presenza c'è bisogno. C'è bisogno per la vita della Chiesa. Passiamo ora alle attività proposte dai nostri uffici diocesani. Si è tenuto infatti domenica scorsa presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia il secondo incontro di formazione proposto ai giovani dall'ufficio di pastorale giovanile vocazionale e dall'ufficio famiglia sul tema della guarigione dalle ferite dell'affettività. L'altra volta abbiamo visto come inizia il processo di guarigione e la prima cosa per poter guarire è capire qual è il nostro male. Dietro ogni malessere d'amore c'è sempre una paura. Noi abbiamo paura di esperienze che abbiamo fatto. Allora, il primo passo di guarigione è inizia avere un rapporto, una relazione con questo Gesù Cristo, che forse hai solo sentito parlare tante volte. Adesso inizia a prenderlo sul serio. Le ferite d'amore le può guarire solo un amore più grande, che è l'amore di Dio. Qual è la prima volta che hai sentito parlare di Gesù? Continuiamo a parlare di giovani. I ragazzi che la scorsa estate avevano partecipato al pellegrinaggio Fare la Storia si sono infatti ritrovati presso la chiesa di Santa Croce, presso il monastero delle Suore Clarisse di Palestrina, continuando a tessere tra loro il forte legame nato dal cammino fatto insieme dalla cattedrale di Tivoli a quella di Palestrina, sulle tracce di coloro che hanno fatto la storia della fede nei nostri territori.
Ed è ancora ai giovani fino ai 28 anni di età che si rivolgono i bandi per il servizio civile universale proposti dalle nostre Caritas diocesane e dalla Croce Rossa di Bellegra. C'è ancora tempo per aderire ai progetti, è infatti stata prorogata fino alle 14 del 20 febbraio la scadenza per presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma online. Adesso uno sguardo alle parrocchie. All'Abico è nato l'oratorio, uno strumento pastorale vivo e dinamico. Tra le braccia di Maria è uno spazio dedicato ai ragazzi, fortemente desiderato dal parroco Don Alessandro Frate, dagli educatori e dai genitori. La parrocchia della Santissima Annunziata annuncia le tradizionali solenni 40 ore cittadine. Saranno coinvolte nella preghiera di adorazione tutte le comunità parrocchiali e le associazioni della città di Palestrina, da domenica 26 febbraio fino a martedì 28. Insieme ai momenti di adorazione ci saranno delle predicazioni che ci aiuteranno a comprendere il tema di quest'anno, che è preso appunto dalla Christus Vivit, cioè come comunità ecclesiale ognuno con la propria diversa vocazione esprime quel meraviglioso poliedro appunto che è la Chiesa. Sostare di fronte a Gesù realmente presente nell'Eucaristia significa riscoprire la nostra creaturalità, e riscoprendo la nostra creaturalità riscopriamo la bellezza dell'essere famiglia. Sarà un tempo anche di intercessione per chiedere a Dio per l'ennesima volta il dono della pace nella travagliata terra d'Ucraina, ma anche particolarmente per pregare per tutte le vittime del terremoto e così sentirci di fronte al corpo di Cristo appunto un'unica famiglia che esprime quel meraviglioso poliedro che è la Chiesa. Abbiamo aperto questa edizione con la riflessione sul Mercoledì delle Ceneri. Annunciamo adesso l'esposizione delle tavole sulla Via Crucis dipinte da Don Giovanni Cenzi in mostra dal 23 febbraio al 31 marzo presso il Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra. Una preziosa occasione di meditazione sulla Via Dolorosa percorsa dal Signore fino alla Crocifissione e alla Risurrezione dei Morti. Le tavole della Via Crucis vengono affidate alla spatola proprio per quel tipo di nettezza o di imprecisione, proprio per guidare le persone a leggere meglio il testo del Vangelo. E ci troviamo sul dramma sacro della morte di Gesù. Cambiamo argomento, passiamo alla Caritas di Palestrina, impegnata lo scorso sabato 11 febbraio nella raccolta del farmaco in collaborazione con il Banco Farmaceutico. Numerose le farmacie e numerosi anche i volontari che hanno aderito all'iniziativa. E anche quest'anno abbiamo contribuito con la raccolta del Banco Farmaceutico. È andata molto bene, io sono molto contenta di aver aderito per il secondo anno a questa iniziativa. Abbiamo raccolto 954 farmaci in 14 farmacie ed è molto gratificante vedere appunto con quanto amore si dona per la carità. Saranno a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. Prima si recano nel centro di ascolto e poi se hanno necessità di farmaci vengono qui in farmacia. La farmacia offre un servizio il lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno dal mese di marzo e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 fino alle 17:30. E noi diamo farmaci praticamente da banco, tutto quello che possiamo dare senza ricetta, e se le persone hanno ricetta medica anche qualcosa di quel genere. Prossimo anno auspichiamo ancora un risultato migliore. E lo stesso giorno, memoria di Nostra Signora di Lourdes e giornata mondiale del malato, il Vescovo Mauro si è recato presso l'ospedale Angelucci di Subiaco per benedire la nuova piccola cappella intitolata alla Madonna di Lourdes. Sono convinto che in questo giorno si possa realizzare un piccolo sogno di avere una cappellina per pregare dell'ospedale Arnaldo Angelucci, intitolandolo alla Beata Vergine Maria di Lourdes. In conclusione di puntata ricordiamo la colletta per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. La raccolta è stata fissata dai vescovi italiani al 26 marzo, quinta domenica di Quaresima. Ricordiamo che è possibile dare il proprio contributo a Caritas Italiana già da adesso. La Chiesa italiana invita inoltre a pregare per le vittime colpite dal sisma.
Diamo ora uno sguardo all'agenda del Vescovo. Lunedì 20 febbraio alle 10 presso il Santuario di San Vittorino incontra i vicari foranei delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Martedì 21 febbraio alle 9 incontra gli studenti del liceo scientifico di Zagarolo. Mercoledì 22 febbraio alle 17.30 presso la cattedrale di Tivoli celebra la messa con l'imposizione delle ceneri all'inizio del cammino quaresimale. Giovedì 23 febbraio alle 9.30 a San Vittorino guida l'incontro di formazione permanente del clero dal tema La corresponsabilità con il Vescovo. Sabato 25 febbraio alle 17.30, nella cattedrale di Tivoli, durante la messa della prima domenica di Quaresima, procede al rito di iscrizione del nome di 4 catecumeni che riceveranno i sacramenti dell'iniziazione cristiana della veglia pasquale. Domenica 26 febbraio alle 11.30 presso la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Subiaco celebra la messa nel 22° anniversario dell'uccisione di Don Nazareno Lanciotti. Alle 15.30 presso le Suore Francescane del Cuore di Gesù a San Bartolomeo Cave guida l'incontro spirituale di Quaresima per i catechisti e gli accompagnatori dei genitori della diocesi di Palestrina. Per questa edizione è tutto, grazie della vostra attenzione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Rimanete connessi attraverso tutti i nostri profili. Arrivederci!